Rieccoci dunque, come promesso in studio, con il nostro magazine dedicato all'economia, presentata oggi presso la filiale bolzanina della Banca d'Italia, la nuova banconota da 20 euro che sarà in circolazione dal prossimo 25 novembre. Eccola la nuova banconota da 20 euro che sarà in circolazione dal prossimo 25 novembre, assieme anche a quella di vecchio tipo, che gradualmente poi, a fronte dell'usura, verrà ritirata da Banca Italia. A proposito, quando la Banca d'Italia ritira le vecchie banconote, procede alla loro triturazione. In questo sacco è stato messo ciò che rimane di banconote per parecchie centinaia di migliaia di euro, ma mettersi a ricomporre il tutto sarebbe un'impresa. Torniamo alle nuove 20 euro, studiate molto bene perché trattasi del taglio che più di frequente viene falsificato. È bene che la gente stia attenta perché ci sono dei tagli, per esempio questo è il caso del 20, che circolano in buona quantità i falsi. Il 20 è il più falsificato che si recupera in questa provincia e anche in Italia, cioè circa metà del totale dei falsi sequestrati in questa provincia, più di 1.100 finora per quest'anno, più della metà è di biglietti da 20 euro. Vale la pena di segnalare che i più bravi, si fa per dire falsari a livello europeo e forse mondiale, sono attivi tutti nella zona della Campania. Questa volta la loro illecita missione sarà un po' più ardua del solito perché le banconote propongono sul lato destro una finestrella trasparente, difficilmente replicabile dai falsari, almeno così spera la Banca Centrale Europea. Poi sarebbe anche bene che tutti i cittadini, non solo i commercianti, cominciassero a conoscere meglio le banconote con le quali tutti i giorni si ha a che fare. In questo periodo, se qualcuno viene qua, glielo illustriamo. Poi si può rivolgere alla propria banca. Poi, se uno gestisce il contante con professionalità, tipo anche i cassieri dei negozi, probabilmente potrebbero prendere la macchinetta con gli ultravioletti, non costa molto ed è di tutta evidenza il biglietto falso rispetto a quello nuovo con la macchina ai semplici ultravioletti. Presso la filiale della Banca d'Italia a Bolzano è anche in corso una mostra sui vari tagli susseguitisi nei decenni. Intanto arrivano rassicurazioni. I problemi sorti, per esempio, ai self-service dei distributori di benzina con le banconote da 5 euro, questa volta non dovrebbero verificarsi. I gestori del contante, quindi anche coloro che gestiscono e vendono le macchine che controllano il contante, sono tenuti ad aggiornare il software. È un semplice aggiornamento di software, magari non è gratis, però è un aggiornamento del software. Le banche e gli operatori del contante hanno avuto la possibilità di prendere anche a prestito dalla Banca Centrale, anche italiana, da noi, le banconote fin da febbraio, quindi dovrebbero averle aggiornate. Ed ora una breve pausa, poi noi torneremo in studio per parlare di sport. Respiro intenso, freschezza sorprendente. Goli Active Plus senza zucchero. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente. Liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva il tennis in attesa della finalissima in programma domenica, prosegue ad Ortisei l'ATP Challenger Val Gardena. Andrea Arnaboldi è il sesto giocatore a qualificarsi per gli ottavi del torneo. In un match a senso unico ha battuto al primo turno Lorenzo Giustino per 6-1, 6-2. Domani, giovedì, sfiderà Marton Fucsovics. Niente da fare invece nel primo match del secondo turno per Salvatore Caruso. L'azzurro è stato sconfitto da Mirza Basic in 56 minuti di gioco con il punteggio di 6-1, 6-2. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo.
Per giovedì si prevede tempo per lo più soleggiato. La giornata inizierà con cielo generalmente sereno. Eventuali banchi di nebbia in Val di Tures si dissolveranno al sorgere del sole. Con il passare delle ore da ovest arriveranno però delle nubi alte. Vediamo le temperature: Bolzano minima 4, massima 17, Silandro minima 4, massima 15, Merano minima 4, massima 17, Bressanone minima 2, massima 15, Vipiteno minima meno 1, massima 15, Brunico minima 0, massima 14. Le temperature nei prossimi giorni saranno in calo, rimanendo tuttavia ancora sopra le medie del periodo. Venerdì il tempo sarà soleggiato con qualche nube alta in cielo. Durante il fine settimana le Alpi saranno interessate da forti correnti da nord-ovest in quota. Sabato il tempo sarà abbastanza soleggiato con föne nelle valli, mentre domenica si prevede tempo per lo più soleggiato, anche se non si esclude qualche debole rovescio. Siamo in chiusura e siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it. Inoltre vi ricordo la seconda Rosengarten Hockey Night, trasmissione che andrà in onda venerdì prossimo, in cui vi proporremo la partita tra Hockey Club Bolzano e Villach a partire dalle ore 19.30. L'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa curata da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.